Ok ragazzi, tocca a me questa volta fare la rubrichina dell'All Access perché Blizzard ci ha invitati qua a Londra a vedere l'evento di lancio di Heroes of the Storm. Quello che vedete dietro di me è la location scelta per l'occasione. Vedete, adesso vi porto con me a vedere. Non sono ancora entrati gli utenti normali, la gente non è ancora entrata, hanno aperto solo la stampa per adesso, quindi è ancora decisamente vuota, anzi vi faccio vedere qualche frame di coda della gente che sta aspettando fuori. Eccoci, dicevo, qua ovviamente hanno messo delle postazioni per giocare, anche se voglio dire, il titolo uscirà a mezzanotte, sarà disponibile per tutti. Uscirà dalla sua fase di open beta, sarà rilasciato, si mormora, questa sera faranno anche degli annunci piuttosto importanti, si spera in Johanna, tank di Diablo, Lare, e anche il reveal della nuova mappa di Diablo, l'hanno fatto vedere al Blizzcon, speriamo che questa sera dicano qualcosa di più. Ci sarà anche un concerto, non so se potrò farvelo vedere filmato, purtroppo aggiungo, c'è un DJ di rilievo questa sera, speriamo di sì, magari ve lo faccio vedere di sgamo. Per adesso vi saluto, ci rivediamo non appena aprono le porte e vi farò vedere qualcosa di più. Adesso finisco il tour, anzi vi faccio vedere il palco centrale prima che venga sommerso di gente. Vedete, c'è un po' tutta la stampa che sta facendo riprese, spero che la nostra camerina portatile al buio si faccia valere, speriamo. Venite con me. Ok. Questo è il palco centrale dell'evento. Ci rivediamo tra pochissimo, credo che tra una mezz'oretta apriranno le porte. Per ora è tutto, a dopo. Ecco ragazzi, mi stavo dimenticando che questo braccialetto, che non so se si vede, ok, mi dà accesso al bar, questo bar, con free drink, in questo caso della birra, e quindi stasera ne esco storto. Purtroppo questa rubrichina del All Access con me sarà un delirio, visto che adesso c'è anche le tre e vi porterò praticamente in tutti i parti per la stampa alcolici a cui potrò accedere. Restate sintonizzati, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, la situazione sta migliorando, non so se mi sentite visto che stanno anche alzando il volume. Ho recuperato degli occhiali fighissimi, ecco adesso non vedo assolutamente più niente. E inizia a riempirsi anche di cosplayer il posto, intanto come vedete è arrivata un sacco di gente. E soprattutto sono arrivate le cosplayer, la gente qua è impazzita e sta facendo un milione di foto, forse è meglio se vi faccio vedere direttamente le cosplayer, anzi mi sposto anch'io. Ora la smetto, se no mi arrestano per stalking. Vi faccio vedere, sempre con i miei super occhiali di Heroes of the Storm, mamma mia, sto avvicinando forse troppo la telecamera, hai un bellissimo viso. Sono alla quarta birra, ma non lo dirò in giro questo. Credo che si veda. Ah, nel frattempo ho recuperato anche una schedina gallissima di Heroes of the Storm con la skin di Uther falegname e Uther. Quella che vedete là in fondo è la coda per comprare magliette e gadgettanza di Heroes of the Storm. C'è questa persona improbabile che cammina alle mie spalle e l'evento sta per iniziare, credo che tra una decina di minuti si inizierà a muovere qualcosa, sono quasi le 8,
io mi sa che faccio un altro salto al bar, tanto di giocare a Heroes of the Storm qua non ne ho la minima intenzione, visto che ce l'ho sul Mac in albergo. Quindi niente, ci vediamo tra pochissimo, appena parte l'evento e lo stage si illumina. A dopo! Sta succedendo qualcosa, ve lo faccio vedere. Siamo nel pieno dell'evento, hanno presentato già Joan, come si sapeva. Questo all'evento di lancio di Heroes of the Storm,
riprendono il palco, ci vediamo dopo non appena finisce l'evento, comunque credo se siete interessati potete trovare la replica visto che l'hanno trasmessa in streaming, e noi aspettiamo intanto il DJ set dall'altra parte. Ci vediamo dopo. L'evento è finito, avvicino la camera se no non mi sentite. Qua c'è la festa, anche se i nerdoni non ballano, adesso andrò dentro a sfogare, quindi vi saluto.